Innanzitutto non ci sono tagli né al comparto scuola né al comparto università e per di più abbiamo, grazie ad un piano di razionalizzazione fatto negli scorsi anni, a saldi invariati abbiamo dato la possibilità a 67.000 persone di avere un posto a tempo indeterminato nella scuola. Questo è un elemento molto importante non solo per dare certezza a chi opera all'interno del sistema scolastico, ma anche per garantire la continuità didattica, che è un elemento fondamentale per una buona riuscita a scuola. Io penso che la scuola, l'università siano settori fondamentali per lo sviluppo, per la competitività del Paese, per il futuro delle giovani generazioni e quindi è auspicabile un clima di confronto, un clima costruttivo e credo che questo risultato, le immissioni in ruolo, 67.000 nuovi posti di lavoro siano davvero come dire, un'opportunità grande per la scuola ma anche per cambiare la modalità del dibattito su una tematica così significativa.